La storia che sto per scrivere, stranissima e al tempo stesso assolutamente domestica, non sarà creduta, lo so. Non pretendo che succeda il contrario. Sarei pazzo ad aspettarmelo, poiché perfino i miei sensi rifiutano di credere a se stessi. Eppure non sono pazzo, e di certo non sto sognando. Ma domani muoio, e oggi voglio levarmi questo peso dalla coscienza. Ho intenzione ora di raccontare a tutti, in modo piano e succinto, privo di commenti, una serie di semplici vicende casalinghe. Le conseguenze di questi eventi mi hanno terrorizzato, tormentato, distrutto, ma non cercherò di spiegarle. A me hanno ispirato soltanto orrore. A molti sembreranno più bizzarre che terribili. Un giorno forse nascerà una mente capace di ridurre i miei fantasmi a qualcosa di assolutamente normale, una mente più calma, più logica, molto meno eccitabile della mia. È in grado di percepire nelle circostanze che racconto con terrore nient'altro che un semplice e naturale succedersi di cause ed effetti. Fin dall'infanzia mi sono fatto notare per il mio carattere docile e benevolo. Il mio cuore era così tenero da rendermi lo zimbello dei compagni. Soprattutto amavo gli animali e i miei genitori mi concedevano di tenerne parecchi. Trascorrevo la maggior parte del tempo in loro compagnia e provavo una felicità estrema quando li accudivo e li accarezzavo. Questo tratto del mio carattere crebbe con me e da adulto divenne una delle mie principali fonti di piacere. A chi conosce l'affetto di un cane fedele e intelligente non c'è bisogno di spiegare la natura e l'intensità delle gioie che se ne possono ricavare. Nell'amore di un animale, disinteressato e generoso fino al sacrificio, c'è qualcosa che va direttamente al cuore di chi ha avuto occasione di sperimentare quanto sia misera l'amicizia e quanto sia tenue la fedeltà dell'uomo. Mi sposai giovane e fui felice di trovare in mia moglie un temperamento congeniale al mio. Poiché si era accorta che avevo un debole per gli animali domestici, non perdeva occasione per regalarmene qualcuno, scelto tra quelli più amabili. Avevamo uccelli, pesci rossi, un bellissimo cane, conigli, una scimmietta e un gatto. Era un grande e bellissimo gatto, tutto nero, incredibilmente sveglio. Parlando della sua intelligenza, mia moglie, in cuor suo piuttosto incline alla superstizione, alludeva spesso alla credenza popolare secondo cui i gatti neri sono streghe camuffate. Ma non credo che ne fosse veramente convinta. Accenno a questo particolare solo perché me ne sono ricordato proprio in questo momento. Plutone, così si chiamava il gatto, era il mio beniamino e il mio prediletto compagno di giochi. Io solo gli davo da mangiare. In casa mi seguiva dappertutto e solo con molta fatica riuscivo ad evitare che mi seguisse per la strada. La nostra amicizia durò così per parecchi anni, durante i quali, a causa di un demone, l'alcol, il mio temperamento e la mia indole subirono, mi vergogno a confessarlo, un brusco cambiamento in peggio. Giorno dopo giorno diventavo più umorale, più irritabile, più indifferente ai sentimenti altrui. Giunsi a usare un linguaggio offensivo con mia moglie e mi spinsi perfino ad aggredirla fisicamente. I miei animali, è ovvio, si accorsero che il mio atteggiamento era cambiato. Non soltanto li trascuravo, ma li maltrattavo. Nei confronti di Plutone avevo conservato un certo rispetto che mi tratteneva dall'infierire su di lui, ma non mi facevo scrupolo di trattar male i conigli, la scimmia, perfino il cane, ogni volta che, per caso o per affetto, incrociavano i miei passi. Ma la mia malattia si aggravava. C'è forse una malattia paragonabile a questa? E alla fine anche Plutone, che nel frattempo stava diventando vecchio e di conseguenza bisbetico, cominciò a subire gli effetti del mio cattivo carattere. Una notte, tornando a casa ubriaco fradicio da una delle bettole che frequentavo nei sobborghi della città, immaginai che il gatto mi evitasse. Lo afferrai. Spaventato per la violenza del mio gesto, mi ferì lievemente alla mano con i denti. Immediatamente una furia diabolica si impadronì di me. Non mi riconoscevo più. Sembrava che la mia solita anima avesse di colpo abbandonato il corpo e che una malvagità più che demoniaca, alimentata dal gin, si fosse completamente impadronita di me. Presi dal taschino del panciotto un temperino, lo aprii
afferrai la povera bestia per il collo e deliberatamente le cavai un occhio dall'orbita. Sono assalito dalla vergogna e percorso da un fremito di orrore mentre scrivo questa dannata atrocità. Quando con il mattino mi tornò la ragione, quando il sonno fece svaporare i fumi degli stravizi notturni, provai per il crimine che avevo commesso un sentimento misto di orrore e rimorso. Ma questa sensazione, debole e ambigua, non era forte abbastanza da colpire il mio animo. Mi tuffai di nuovo negli eccessi e presto annegai nel vino il ricordo di quel che avevo fatto. Lentamente il gatto guarì. L'orbita vuota, è vero, era uno spettacolo spaventoso, ma il gatto sembrava non soffrire più. Si aggirava per la casa come al solito, ma come era prevedibile, appena mi avvicinavo fuggiva terrorizzato. Mi era rimasto qualcosa del mio vecchio cuore, e in un primo momento rimasi dispiaciuto nel vedere un'antipatia così manifesta da parte di una creatura che mi aveva in precedenza tanto amato. Ma subito questo sentimento lasciò il posto all'irritazione. E poi giunse a mia definitiva e irrevocabile catastrofe il demone della perversità. Di questo sentimento la filosofia non tiene conto, ma così come sono sicuro di essere vivo, sono certo che la perversità è uno degli impulsi primitivi del cuore umano, una delle facoltà primarie e irriducibili che governano il carattere dell'uomo. Chi non si è trovato a centinaia di volte sul punto di commettere un'azione vile o sciocca per il solo motivo che sapeva benissimo che non avrebbe dovuto commetterla? A dispetto della nostra saggezza e del nostro giudizio, non siamo mossi forse da un'incessante inclinazione a violare la legge, proprio perché sappiamo che è la legge? Questo demone della perversità, ho detto, fu la causa della mia definitiva rovina. Fu questo insondabile desiderio dell'anima di tormentare se stessa, di far violenza alla sua stessa natura, di fare il male per puro amore del male, che mi spinse a continuare, portando a compimento le sevizie perpetrate contro quella bestia innocente. Una mattina, a sangue freddo, infilai un cappio intorno al collo del gatto e lo impiccai all'albero. Lo impiccai con le lacrime che mi scendevano dagli occhi e con il più atroce rimorso nel cuore. Lo impiccai perché sapevo che mi aveva amato e perché sapevo che non mi aveva mai dato il minimo motivo per fargli del male. Lo impiccai perché sapevo che così commettevo un peccato mortale che avrebbe macchiato la mia anima immortale ponendola, ammesso che sia possibile, perfino al di là della pietà infinita del Dio misericordioso e terribile. La notte che seguì al crudele misfatto, fui svegliato da qualcuno che gridava al fuoco. Le cortine del letto erano in fiamme, la casa bruciava. Assieme a mia moglie e a un domestico, riuscii a salvarmi dall'incendio solo con molta difficoltà. Il disastro era completo. Tutto quel che possedevo al mondo era sparito e io mi abbandonai definitivamente alla disperazione. Non voglio cedere alla tentazione di stabilire tra questo disastro e il delitto un rapporto di causa ed effetto, ma poiché sto descrivendo una catena di eventi, non voglio trascurare neppure il più piccolo anello. Il giorno dopo l'incendio andai a vedere le macerie. Tutti i muri, tranne uno, erano crollati. L'eccezione riguardava una parete divisoria non molto spessa che si trovava al centro della casa e a cui era appoggiata la testata del mio letto. L'intonaco lì aveva resistito quasi completamente all'azione del fuoco, cosa che attribuì al fatto che era stato steso di recente. Attorno si era raccolta una fitta folla e sembrava che parecchie persone stessero esaminando con particolare attenzione un pezzo di muro. Strano, singolare, e altri termini simili suscitarono la mia curiosità. Mi avvicinai e vidi, come se fosse stato inciso in bassorilievo sulla superficie bianca, la figura di un gigantesco gatto. L'immagine era resa con una precisione davvero sorprendente. Attorno al collo dell'animale c'era una corda. In un primo momento, vedendo quell'apparizione, non potevo considerarla altrimenti, il mio stupore e il mio terrore furono estremi. Ma poi il ragionamento mi venne in aiuto. Il gatto, ricordai, era stato impiccato in un giardino vicino alla casa. Subito dopo quel grido al fuoco, nel giardino si era raccolta una piccola folla. Una di queste poteva aver tagliato la corda a cui era appeso il gatto, lanciando l'animale in camera mia attraverso la finestra aperta. Probabilmente l'aveva fatto con l'intenzione di svegliarmi,
Il crollo degli altri muri aveva schiacciato la vittima della mia crudeltà dentro l'intonaco fresco, e la calce, le fiamme e l'ammoniaca della carcassa avevano tracciato l'immagine che ora vedevo. Anche se così avevo prontamente soddisfatto la mia ragione, ma non la mia coscienza, lo stupefacente avvenimento che ho appena descritto non mancò di colpire profondamente la mia immaginazione. Per mesi non riuscii a liberarmi del fantasma del gatto. Durante questo periodo ricomparve nel mio animo un sentimento che sembrava rimorso, ma non lo era. Mi spinsi fino a dispiacermi per la perdita dell'animale e cercai intorno a me, nelle sordide bettole che ormai frequentavo abitualmente, un'altra bestiola della stessa specie e simile a lui nell'aspetto, così da sostituirlo. Una notte, mentre me ne stavo seduto mezzo stordito in una taverna peggio che infame, la mia attenzione fu improvvisamente attratta da qualcosa di nero, sopra una delle enormi botti di gin o di rum che costituivano il principale arredamento del locale. Da qualche minuto ormai stavo guardando fisso la sommità della botte e fui piuttosto sorpreso di non aver capito subito cos'era. Mi avvicinai e lo toccai con la mano. Era un gatto nero, un bel gattone, grande quasi come Plutone e molto somigliante a lui, tranne che per un particolare. Plutone non aveva neanche un pelo bianco in tutto il corpo. Questo gatto, invece, aveva una grande macchia bianca, di forma irregolare, che gli copriva quasi completamente il petto. Quando lo toccai, subito si mosse e, facendo rumorosamente le fusa, si strofinò contro la mia mano. Felice, così sembrava, del fatto che mi fossi accorto di lui. Era l'animale che cercavo. Subito chiesi al padrone del locale di vendermelo, ma lui mi disse che non era suo. Anzi, non l'aveva mai visto prima. Continuai a carezzarlo. Quando mi mossi per tornare a casa, l'animale sembrò disposto a seguirmi e io glielo permisi. Ogni tanto, durante il tragitto, mi fermavo per fargli una carezza. Arrivato a casa, si ambientò immediatamente e divenne subito il beniamino di mia moglie. Quanto a me, mi accorsi ben presto che cominciavo a provare antipatia per lui. Era il contrario di quel che mi aspettavo. Non saprei dire come o perché, ma il suo evidente affetto per me mi disgustava e mi irritava. Pian piano, questi sentimenti di disgusto e irritazione crebbero fino all'odio più feroce. Evitavo l'animale, perché un senso di vergogna e il ricordo del mio precedente crudele misfatto mi impedivano di maltrattarlo fisicamente. Per qualche settimana non lo colpì, né lo trattai con violenza. Ma gradualmente, molto gradualmente, cominciai a guardarlo con indicibile ribrezzo e a rifuggire in silenzio alla sua odiosa presenza, come si fuggono i miasmi della peste. Quel che senza dubbio accrebbe il mio odio fu la scoperta il mattino successivo a quello in cui lo portai a casa, che anche lui, come Plutone, era privo di un occhio. Questo particolare però lo rese ancora più caro a mia moglie. Lei, come ho già detto, possedeva in alto grado quei sentimenti benevoli che una volta erano stati il tratto distintivo del mio carattere e mi avevano procurato gran parte dei miei più semplici e onesti piaceri. Man mano che la mia avversione per il gatto aumentava, aumentava anche il suo affetto per me. Seguiva i miei passi con un'ostinazione che difficilmente riuscirei a spiegare all'ascoltatore. Quando mi sedevo si accoccolava sotto la mia sedia o mi saltava sulle ginocchia, soffocandomi con il suo ripugnante affetto. Se mi alzavo e muovevo qualche passo, si infilava tra le mie gambe facendomi quasi cadere, oppure, afferrandosi ai miei abiti con le unghie lunghe e affilate, si arrampicava così fino al mio petto. In quei momenti ero tentato di ammazzarlo con un sol colpo. A trattenermi era in parte il ricordo del mio precedente delitto, ma soprattutto, fatemelo confessare subito, l'assoluto terrore che la bestia mi incuteva. Questo terrore non era esattamente il terrore che si prova di fronte ad una concreta minaccia, ma non saprei trovare un'altra parola. Mi vergogno quasi di confessare, sì, anche in questa cella di assassino, quasi mi vergogno di confessare che il terrore e l'orrore che l'animale mi ispirava erano moltiplicati da una delle fantasie più fantasiose che si possano concepire. Mia moglie aveva più di una volta attirato la mia attenzione sul carattere di quella macchia di pelo bianco, che costituiva l'unica differenza visibile tra quella strana bestia e quella da me uccisa.
L'ascoltatore ricorderà che quel segno, anche se piuttosto grande, in origine era del tutto indefinito. Ma per gradi quasi impercettibili, tanto che la mia ragione si sforzò a lungo di considerarla una fantasia, finì per assumere un contorno perfettamente distinto. Rappresentava ora un oggetto che rabbrividisco a nominare. Per questo soprattutto provavo ripugnanza e terrore, e se solo avessi osato, mi sarei liberato del mostro. Rappresentava, dicevo, l'immagine di qualcosa di spaventevole e sinistro. L'immagine della forca. Luttuosa e terribile macchina dell'orrore e del delitto, della tortura e della morte. Ora ero davvero sventurato, oltre ogni limite dell'umana sventura. Un animale, un semplice animale simile a quello che avevo sprezzantemente ucciso, era divenuto per me, uomo creato da Dio a sua immagine e somiglianza, una sciagura intollerabile. Né di giorno né di notte conoscevo più la benedizione del riposo. Di giorno la bestia non mi abbandonava neanche per un attimo. Di notte, ripetutamente, il caldo respiro di quell'essere sul mio viso mi scuoteva da sogni indicibilmente spaventosi, e il suo notevole peso, un incubo fatto carne da cui non riuscivo a liberarmi, gravava di continuo sul mio cuore. Lo scarso residuo di bontà che era rimasto in me soccombette sotto il peso di simili tormenti. I pensieri malvagi, i più malvagi e cupi che si possano immaginare, divennero i miei soli compagni. Il mio solito umor nero aumentò e finì per odiare tutto il mondo e l'umanità intera. Mia moglie, senza lamentarsi mai, era la vittima predestinata e paziente degli improvvisi, frequenti e ingovernabili accessi di furore, a cui ormai ciecamente mi abbandonavo. Un giorno, per qualche necessità domestica, accompagnai mia moglie nella cantina del vecchio edificio dove la nostra povertà ci aveva costretti ad abitare. Il gatto che mi aveva seguito giù per la ripida scala mi fece quasi inciampare e cadere lungo disteso, esasperandomi fino alla follia. Presi in mano un'accetta e dimenticandone la rabbia e il terrore puerile che fino a quel momento aveva trattenuto la mia mano, menai in direzione dell'animale un colpo che certamente, se fosse andato a tiro, sarebbe risultato mortale. Ma il colpo fu fermato dalla mano di mia moglie. L'intromissione scatenò in me una furia quasi diabolica. Liberai l'ascia dalla stretta e le spaccai la testa fino a metà cervello. Morì sul colpo, senza un gemito. Compiuto l'orribile delitto, mi dedicai subito e con perfetta lucidità al compito di nascondere il corpo. Sapevo che di giorno come di notte non avrei potuto portarlo fuori dalla casa senza rischiare di essere visto dai vicini. Vari progetti mi passarono per la mente. Per un po' pensai di tagliare il cadavere a pezzetti e di gettarli poi nel fuoco. In un altro momento pensai di scavare una fossa nel pavimento della cantina. Pensai anche di gettarlo nel pozzo del cortile o di imballarlo in una cassa, proprio come se fosse merce, facendolo poi portare via da un facchino. Alla fine mi venne in mente un piano decisamente migliore. Decisi di murare il corpo in cantina, come si dice facessero nel Medioevo i monaci con le loro vittime. La cantina era perfettamente adatta allo scopo. I muri, mal costruiti, erano stati recentemente ricoperti da cima a fondo con un intonaco grezzo che l'umidità dell'ambiente non aveva fatto indurire. Per di più, in una delle pareti c'era una sporgenza, dovuta a un camino in disuso, o un focolare, che era stato colmato e reso simile esternamente al resto della cantina. Non dubitai che avrei potuto facilmente scalzare i mattoni in quel punto, introdurvi il cadavere e poi murare tutto come prima, in modo che nessuno potesse accorgersi di nulla. Avevo fatto bene i miei calcoli. Con l'aiuto di una sbarra di ferro scalzai lentamente i mattoni e dopo aver sistemato accuratamente il corpo contro la parete interna lo bloccai in quella posizione, mentre con poca fatica risistemavo il muro come era all'inizio. Dopo essermi procurato, con la maggior precauzione possibile, calcina, sabbia e setole, preparai un intonaco del tutto indistinguibile dal vecchio e lo stesi con la massima cura sul nuovo muro. Quando terminai, ero certo di aver fatto un buon lavoro. Il muro non presentava la minima traccia di manomissione. Raccolsi con cura meticolosa i calcinacci rimasti sul pavimento. Mi guardai intorno trionfante e dissi a me stesso:
Qui almeno la mia fatica non è stata inutile. Subito dopo mi misi a cercare il gatto che era stato la causa di una così terribile disgrazia, perché ormai ero fermamente deciso ad ucciderlo. Se l'avessi avuto tra le mani in quel momento, non ci sarebbero stati dubbi sul suo destino, ma sembrava che l'astuto animale fosse stato messo in allarme per la violenza della mia collera di poco prima, e mentre ero in quello stato d'animo, evitava di farsi vedere. È impossibile descrivere o immaginare la profonda e beata sensazione di sollievo che l'assenza della detestata creatura provocò in me. Non si fece vedere per tutta la notte, e così, per una notte almeno da che era entrato in casa mia, riuscii a dormire profondamente e tranquillamente. Sì, dormii con quel delitto che mi pesava sul cuore. Passarono il secondo e il terzo giorno, e di nuovo il mio torturatore non si fece vedere. Una volta ancora respirai da uomo libero. Il mostro, terrorizzato, aveva lasciato la casa per sempre. Non lo avrei più rivisto. Ero al settimo cielo. Il rimorso per la mia cattiva azione mi turbava ben poco. Erano state fatte delle indagini, ma avevo risposto prontamente alle domande. Era stata anche ordinata una perquisizione, ma naturalmente non scoprirono nulla. Ero certo di aver ormai conquistato la mia futura felicità. 4 giorni dopo il delitto, una squadra di polizia si presentò inaspettatamente a casa mia e di nuovo ispezionò i locali con la massima cura. Certo dell'impenetrabilità del mio nascondiglio, mi sentivo perfettamente a mio agio. Gli agenti mi pregarono di accompagnarli nella ricerca. Non lasciarono inesplorato neppure un angolo, neppure un cantuccio. Alla fine, per la terza o la quarta volta, scesero in cantina. Non mossi un muscolo. Il battito del mio cuore era regolare, come quello di un uomo che dorme il sonno del giusto. Percorsi la cantina da un capo all'altro. A braccia conserte, passeggiai disinvoltamente avanti e indietro. Gli agenti sembravano andar via. Nel mio cuore la gioia era troppo forte, non potevo frenarla. Bruciavo dalla voglia di dire qualcosa, anche una sola parola, per suggellare il mio trionfo e insieme rinsaldare ancora di più la loro convinzione che ero innocente. «Signori», dissi infine, mentre gli agenti risalivano le scale, «sono veramente felice di aver placato i vostri sospetti. Vi auguro ogni bene, anche se un po' più di cortesia non guasterebbe. A proposito, signori, questa è una casa proprio ben costruita». Nel mio sfrenato desiderio di dire qualcosa di disinvolto, a malapena mi accorgevo di quel che mi usciva dalla bocca. Anzi, una casa eccezionalmente ben costruita. Questi muri... Ve ne state andando, signori? Questi muri sono solidissimi. E qui, per la pura frenesia che spinge alle bravate, con un bastone che avevo in mano picchiai forte proprio su quella parte di muro dietro la quale c'era il cadavere della mia sposa diletta. «Dio mi protegga», strappandomi dalle grinfie dell'arcidemonio. L'eco delle mie parole non si era ancora spento quando una voce mi rispose dalla tomba. Mi rispose con un grido, dapprima rotto e debole come il singhiozzo di un bambino, ma che poi d'un tratto si alzò in un urlo prolungato, forte e continuo, stranissimo e disumano, un lugubre ululato, mezzo d'orrore e mezzo di trionfo, che poteva provenire solo dall'inferno, dalle gole agonizzanti delle anime dannate, e insieme da quelle dei demoni che per la dannazione esultano. Dei miei pensieri sarebbe sciocco parlare. Mi sentii svenire e barcollai fino al muro opposto. Per un attimo gli uomini sulle scale rimasero immobili, pietrificati dall'orrore. Un attimo dopo, una dozzina di valide braccia cominciarono a lavorare sul muro, che crollò di schianto. Il corpo, già parzialmente decomposto e coperto di sangue raggrumato, stava in piedi proprio davanti agli occhi di tutti. Sulla testa, la rossa gola spalancata e l'unico occhio fiammeggiante, l'orribile animale che con le sue arti mi aveva spinto all'assassinio e che con la sua voce mi consegnava al boia. Avevo murato il mostro nella tomba.